Giornata intensa per il Premier Giorgia Meloni oggi in Abruzzo con la prima tappa all'Aquila. Come annunciato già da tempo, la Meloni all'Auditorium del Parco firmerà con la Regione Abruzzo l'accordo di coesione che darà il via a molte grandi opere, ma sarà anche un tentativo per cercare di dirimere e accelerare la questione dell'affidamento dei lavori dei primi due lotti per il treno veloce Pescara-Roma, tant'è che ci saranno i vertici di RFI. L'accordo passato in giunta prevede per l'Abruzzo più di 1 miliardo. La regione, in linea di massima, ha già individuato le aree dove intervenire. Rischio idrogeologico, strade, opere pubbliche, impiantistica sportiva, porti. Resterà da sciogliere però il nodo della Pescara-Roma. L'Abruzzo vuole recuperare terreno in questo senso per non restare indietro rispetto ad altre regioni. Quella di oggi non è certo la prima visita nel capoluogo del Premier, eletta proprio nel collegio aquilano. Una presenza che di certo ha pure un richiamo forte dal punto di vista elettorale. Sarà anche il modo per molti lavoratori aquilani per far conoscere le loro problematiche alla Meloni. In ballo c'è la situazione ormai nota dei lavoratori della Tecnocall, che saranno anche oggi pomeriggio in presidio, ma anche gli agricoltori e allevatori che hanno dato vita all'Aquila in Abruzzo alla protesta dei trattori consegneranno alla Meloni alcune richieste, seppur ci sia stata un'apertura da parte dell'Europa.